Siamo a Milano al Policlinico di Via Pace, sono con la dottoressa Ferrucci, la dottoressa Tavecchio, la dottoressa Zuzzini e la dottoressa Angilleri. Il 1° ottobre è la giornata mondiale dell'orticaria. L'orticaria è un problema di cui soffrono molti italiani, qualcuno magari se ne vergogna, molti non la conoscono bene, ma conosco molte persone che ne soffrono e io volevo chiedervi come si manifesta, come si sconfigge, soprattutto si può guarire. Allora, l'orticaria cronica è una patologia infiammatoria che, come supera le 6 settimane, acquisisce questa condizione di cronicità. È spontanea, quindi i ponfi vengono senza nessun fattore scatenante, si manifesta con dei ponfi e di angioedema. Ma ponfi sono come le punture di zanzare, molto fastidiose, molto pruriginose, mentre che l'angioedema è un gonfiore importante che può arrivare a deformare il viso quando colpisce labbra o palpebre. Il sintomo più fastidioso per i nostri pazienti è sicuramente il prurito che può diventare dolore soprattutto nelle sedi di angioedema, e il prurito è quello che incide tantissimo nella vita quotidiana dei nostri pazienti, nel vestirsi, nella valutazione dei prodotti da applicare, ma anche negli hobby come gli sport, la pittura, la musica e anche nel lavoro, togliendo tempo ai pazienti per il lavoro, ma si può curare. Sicuramente seguendo le linee guida possiamo usare antistaminici di seconda generazione che danno meno sonnolenza, e se non funzionano si può aumentare la dose. In caso poi di mancata risposta alla terapia antistaminica è possibile accedere a farmaci biologici, quali sono gli anticorpi monoclonali, per cui è fondamentale che il paziente si rivolga al proprio medico curante e poi al centro di riferimento per poter accedere a queste nuove terapie. Quindi il consiglio è di affidarvi a persone di cui possiate davvero fidarvi, a persone, a dei professionisti. Grazie, dottoressa. Grazie. Grazie mille.